Ciao, sono Cristian Tava. Oggi ti voglio portare in palestra, credo che tu ne abbia bisogno. Andiamo a conoscere la palestra Passalacqua di Fano e le modalità con cui ha imparato a comunicare nel tempo e ha saputo fare un ottimo business. Andiamo a conoscerli. Mi chiamo Cristian Costanzi, sono socio con Frank della palestra Passalacqua e io sono la figura che lavora dietro le quinte, quindi la gente mi conosce poco perché faccio più un ruolo amministrativo. Io sono un po' il socio sul campo, è quello che è un po' visto dalle persone, però è fondamentale il lavoro che fa lui dietro le quinte, altrimenti tutto quello che poi dopo le persone vedono davanti non sarebbe possibile. Mi occupo di mettere la faccia e di trasferire quelle che sono le mie competenze, le mie esperienze acquisite sia sul campo e sia in diversi anni di studio. Pur non essendo del mestiere, mi è venuta così la pazza idea di buttarmi in questa avventura, in questo settore nuovo. La fortuna mia è stata quella di conoscere Frank. Lui da personal trainer, istruttore, mi ha dato una mano quindi a 360 gradi in questo mondo che per me era nuovissimo. È stata assolutamente una fortuna di entrambi però, perché io diciamo ho un po' concretizzato quello che poi è stato il mio percorso di vita. È anche molto importante in una società, comunque in un'attività, quando si fa insieme ad un'altra persona, completarsi, sempre nell'ottica poi di continuare a migliorarsi e di continuare a percorrere sentieri nuovi. Ovviamente noi ci rivolgiamo a una clientela locale, dal momento che la palestra è più diciamo quello spazio di tempo che si ritaglia nel più velocemente possibile dal ritorno di lavoro, piuttosto che abbiamo deciso di posizionarci sul tipo di clientela di persone che non sono mai state in palestra. Questo è il nostro target. Poi ovviamente lavorare, puntare sul dimagrimento. Ogni persona è assolutamente adatta alla palestra, per ogni persona possiamo creare un'esperienza di allenamento. Okay, da quest'anno con Frank abbiamo messo a punto un tipo di programma di allenamento che noi abbiamo chiamato risultato sicuro, proprio perché siamo sicuri che si raggiungano questi risultati e vorremmo diventare un'eccellenza sul discorso di dimagrimento. Non abbiamo fatto altro che applicare quelli che sono i principi della fisiologia umana, quindi per creare dei mutamenti nel corpo bisogna incidere fondamentalmente su alcuni fattori. Per quanto riguarda le tecniche di comunicazione, diciamo in questi 2 anni è stato un continuo sperimentare, un continuo provare una tecnica piuttosto che un'altra. Quindi siamo partiti dal più classico, antico sistema del volantinaggio. Quindi qui è nata anche una mia inaspettata passione sul mondo del social, sul Facebook. Abbiamo creato una pagina Facebook che ci sta dando delle soddisfazioni. Lì abbiamo iniziato a creare dei post mirati con dei messaggi, mano a mano sempre più affinati, più specifici, più mirati. E abbiamo fatto quindi un bel lavoro sul web, abbiamo rifatto la pagina internet, ricreata di nuovo, e adesso ultimamente abbiamo deciso di puntare su messaggi via radio, ma non dimentichiamoci che è fondamentale anche la comunicazione interna all'interno dei tesserati, e quindi anche qui stiamo facendo tutta una serie di tecniche di comunicazione anche sotto il suggerimento del nostro consulente fitness, per cercare di fare in modo che il nostro tesserato sia il nostro primo diciamo sponsor della palestra. Cristian mi ha aiutato anche un po' a svecchiarmi, io ero molto legato al classico volantinaggio, pensavo che fosse un po' la soluzione per la comunicazione all'esterno, e invece lui era lì a dirmi sempre fammi qualche foto e rifacciamo dei video, rifacciamo, e io sinceramente inizialmente magari a volte mi dimenticavo anche, poi spesso c'è la mia faccia quindi che spiega qualcosa, che va in giro e c'è il riconoscimento delle persone, adesso al di là della figura, ma anche proprio per quello che fa la palestra. Noi in occasione di alcuni eventi promozionali e alcuni momenti dell'anno ci siamo appoggiati a un'agenzia di marketing che ci ha fornito tutti gli strumenti possibili per poter ottimizzare al massimo, quindi creazione, non so, landing page, sono quegli strumenti che permettono di ottimizzare tutto il lavoro fatto sul web. E quindi abbiamo fatto il mese di settembre, l'abbiamo ripetuto a novembre e abbiamo fatto 15 giorni anche a gennaio. Invece per tutto il resto dell'anno lo facciamo noi internamente. E ci rendiamo conto che l'utilizzo di questi mezzi, soprattutto del web, è diventato assolutamente indispensabile nella nostra attività. Perché noi abbiamo 500 associativi e puntiamo ad arrivare anche a 600-700, quindi se hai 600 o 700 persone
che poi nell'ambito della famiglia, delle amicizie, possono essere loro stessi i tuoi primi sponsor, i tuoi primi veicoli di comunicazione. Questo è fondamentale e ce lo dicono tutti. Dopodiché è importante, io credo, una buona fetta, un 30%, 40% potrebbe essere la comunicazione via web, e questo è importante, ci stiamo puntando tanto. Io che mi occupo un po' della parte Facebook marketing, mi porta via, diciamo, potrebbe essere circa un'oretta, un'ora e mezza al giorno, mediamente. È quello che è più grosso e più difficoltoso invece è tutto quello che riguarda la comunicazione interna, perché la comunicazione interna alle spalle prevede il far star bene il tesserato. Bene, noi a questo punto abbiamo raccontato la nostra storia e la nostra esperienza. Questo potrebbe essere di aiuto anche ad altre realtà aziendali che potrebbero avere quindi un tipo di approccio simile al nostro, un'esperienza simile al nostro. Invito le stesse altre realtà che si occupano comunque di una qualunque tipo di attività di rivolgersi alla comunicazione, perché è fondamentale ed è importante. Quindi, la palestra ci aspetta, bisogna rimettersi in forma, ricordati di mettere un mi piace sul video, condividerlo, iscriverti soprattutto al canale per restare aggiornato sugli ultimi video che usciranno da qui in avanti. Grazie, ciao!